La parola per le conclusioni al segretario generale della CGIL Maurizio Landini. Io credo che quando al congresso abbiamo deciso che era necessario preparare una discussione di questa natura sulle politiche contrattuali e sulla contrattazione, sapevamo ed eravamo consapevoli della necessità di fare una cosa che era un po' di tempo che in questa forma e con queste modalità non facevamo. E allo stesso tempo consapevoli delle problematiche, della complessità, delle difficoltà con cui ci troviamo a fare i conti nello svolgere quello che è una funzione fondamentale per un sindacato, e cioè la contrattazione, che è il nostro, diciamo così, lavoro prioritario, di fondo, la ragione stessa dell'esistenza di un'organizzazione sindacale. E quindi io, da questo punto di vista, considero la discussione che abbiamo fatto e anche le problematiche che sono uscite un elemento molto importante e molto utile, perché quando si fanno discussioni di questa natura e si vogliono affrontare i problemi, è giusto ed è necessario che la discussione sia franca, sia vera, si misuri con la complessità dei problemi, in alcuni casi anche con delle possibili diverse valutazioni che partono anche dall'esperienza concreta che ogni singola categoria, che ogni singolo territorio si trova naturalmente a fare i conti. Ma l'obiettivo, lo diceva anche Francesca nella sua relazione introduttiva a nome della segreteria, è proprio quello che ci siamo dati anche al congresso, e cioè fare in modo che con questa assemblea che oggi abbiamo fatto noi siamo in grado non solo di fare una discussione, ma di definire anche degli obiettivi comuni che, nel rispetto dell'autonomia che le categorie naturalmente debbono avere, visto che stiamo parlando di contratti nazionali di lavoro e di contrattazione, ma obiettivi e comuni, che significa per me, lo dico in modo chiaro per farmi capire al meglio, obiettivi comuni vuol dire che debbono esserci poi anche delle rivendicazioni che, pur tenendo conto della specificità della categoria, vanno nella stessa direzione e provano ad ottenere gli stessi obiettivi, perché questo è il punto. Il coordinamento delle politiche contrattuali significa questa cosa. Dopodiché questo, proprio perché la contrattazione è fatta di rapporti di forza, è fatta di relazioni, è chiaro che i rapporti di forza e le relazioni non sono uguali dappertutto e vanno costruite e vanno determinate nella condizione. Ma qui uno dei punti di fondo è proprio, Francesca ha usato il termine, diamoci dei vincoli comuni, individuando dei temi su cui poi ogni categoria si misura nell'affrontare sostanzialmente questa situazione. E io credo che il punto da cui dobbiamo partire è questo, sapendo che ci sono appunto anche punti di partenza diversi e che da un certo punto di vista facciamo anche i conti con i numeri, con anche le tabelle che sono state distribuite, che questa discussione avviene con alcuni, una minoranza, che hanno già rinnovato i contratti e in alcuni casi, lo dico in modo molto esplicito, anche con risultati positivi e importanti. Perché quando si dice obiettivi comuni, io sempre sono cresciuto nell'esperienza che se su un determinato obiettivo è la riduzione d'orario, la lotta alla precarietà, l'aumento salariale, c'è una categoria, c'è un contratto che riesce ad ottenere quel risultato, per me è un punto che significa che si può ottenere, quindi che è una possibilità che rafforza anche per me la possibilità di realizzare sostanzialmente quell'obiettivo. E io credo da questo punto di vista che noi stiamo facendo una discussione che ha una sua complessità e difficoltà, perché abbiamo la maggioranza dei lavoratori che noi rappresentiamo che o hanno il contratto scaduto o non ce l'hanno ancora rinnovato, e stiamo parlando di milioni di persone che sono in questa situazione. Quindi qui c'è il problema di che piattaforme presentiamo o come aggiorniamo le piattaforme che all'IMEP abbiamo presentato da anni, visto che c'è una situazione nuova con cui fare i conti. E dall'altra parte abbiamo il problema di
eventualmente anche valorizzare e utilizzare quelli che sono risultati importanti di accordi che nel frattempo si sono realizzati, perché naturalmente è giusto, quando facciamo questa discussione, partire anche dalle difficoltà, dai limiti, dagli errori, dalle necessità dei nostri cambiamenti, ma quando parliamo di contrattazione, mi permetto di dire, possiamo anche valorizzare aspetti, contenuti di una contrattazione che invece è stata ottenuta, che è efficace, non è che partiamo da zero e che dobbiamo improvvisamente anche non riconoscere le cose importanti e positive che siamo riusciti a realizzare ad ogni livello. E lo dico questo proprio perché questo livello di discussione, che è un po' che non si faceva, io personalmente non ricordo quando è stata l'ultima volta in cui si è potuti esercitarci a questo livello di discussione su un punto di questa natura, proprio perché, come molti di voi hanno detto, e io lo condivido, lo diceva anche Francesca, mi è stato ripreso da tanti, questa nostra discussione non avviene in un momento in cui tutti i soggetti, dal governo alle controparti, pensano o credono che il contratto nazionale o che la contrattazione collettiva è lo strumento che deve essere valorizzato o utilizzato per affrontare questa situazione. E sono assolutamente d'accordo che quando noi diciamo che attraverso la contrattazione collettiva ed in particolare attraverso i contratti nazionali, perché nella sua funzione il contratto nazionale è lo strumento più universale di cui possiamo disporre con la contrattazione, vogliamo esercitare un ruolo, oggi naturalmente questo viene messo in discussione, e quello che è in discussione è proprio anche un modello di relazioni sindacali ed un modello naturalmente anche sindacale. Perché consentitemi sempre con estrema franchezza, siccome la contrattazione è fatta anche di rapporti di forza, il tema di fondo è che tu i rapporti di forza li costruisci se sei in grado di coinvolgere le lavoratrici e i lavoratori che rappresenti e su cui vuoi agire con lo strumento della contrattazione. E lo strumento e la tua forza la aumenti se sei in grado di aumentare il tuo consenso, la tua rappresentanza, il tuo coinvolgimento con le persone che naturalmente vuoi rappresentare. E quindi da un certo punto di vista la difesa nella nostra testa come CGIL di un modello sindacale che abbia al centro la contrattazione collettiva e in questo senso il ruolo dei contratti nazionali di lavoro ha come presupposto una pratica democratica non solo di elezione della nostra rappresentanza ma anche di discussione, di costruzione delle richieste, delle proposte che si possono fare, delle rivendicazioni e delle gestioni delle vertenze che naturalmente si costruiscono assieme alle persone che vogliamo rappresentare. E io penso che qui ci sia un punto, perché la complessità è aumentata, perché nel momento che tu hai un aumento della precarietà, nel momento che dobbiamo fare i conti con gli appalti e i subappalti, nel momento che dobbiamo fare i conti con questa articolazione di situazioni, questi elementi che per me rimangono valori e principi di fondo, altrimenti cambia la natura del sindacato e del soggetto che vogliamo essere, ha bisogno che ognuno di noi si misuri e si sforzi su come quel punto lì si realizza. E da un certo punto di vista, lo dico con estrema franchezza, io non penso, nessuno l'ha detto, ma voglio renderlo esplicito io come pensiero, quello che noi stiamo facendo per la manifestazione del 7 e la consultazione straordinaria che abbiamo lanciato nel mese di settembre di ottobre non è un'altra cosa rispetto alla difesa, alla lotta, alla costruzione dei contratti nazionali di lavoro e alla costruzione di una vertenzialità generale diffusa. Anzi, è uno strumento per fare in modo che non ci sia nessuno che si sente da solo ad affrontare il suo problema nella sua azienda e nella sua categoria. Perché il fatto di poter dire a noi e chiedere a noi, a tutti i lavoratori italiani e a tutti i giovani precari e in questo caso anche a tutto il mondo di chi è stato lavoratore oggi e pensionato, di votare le nostre richieste. Vorrei ricordare che nel documento che chiediamo sia votato il primo punto è la questione dell'aumento del salario e dell'aumento delle pensioni, non è un'altra cosa. Attraverso la contrattazione, attraverso altri strumenti, fino ad arrivare anche a interventi legislativi che siano in grado di rafforzare questa strumentazione, oggi è un punto fondamentale. E badate che questo tema, proprio per dare il senso che per noi questo è un tema generale che vuole rispondere a quello che oggi è un problema di fondo che le persone vivono, e cioè che si è poveri lavorando e che non si arriva alla fine del mese, perché questo è il tema evidente che hai,
Io penso che sia un punto fondamentale. E da un certo punto di vista, come si è detto, siccome oltre ai rapporti di forza contano anche le alleanze, conta anche il consenso che nel Paese sei in grado di costruire sulle cose che tu avanzi, far diventare oggi la questione del salario e del rinnovo dei contratti non solo una questione contrattuale, come è stato detto nelle relazioni, come molti interventi hanno detto, ma anche come un elemento per costruire un altro modello industriale, un altro modello sociale nel nostro paese, e l'altro elemento di forza che pone anche il tema del perché serve una contrattazione collettiva, del perché serve una contrattazione collettiva che sia in grado anche di misurarsi con i problemi dell'organizzazione del lavoro, dei processi produttivi, perché quello che noi stiamo rivendicando, che è vero che quello che dico adesso è una delle condizioni anche dei bassi salari, e cioè noi ci stiamo misurando anche con un nostro sistema industriale e con un nostro sistema paese che è più arretrato di altri paesi e che se ha dei livelli salariali più bassi rispetto alla Francia, alla Germania, ad altre cose, è perché in questi anni nel nostro paese si è sviluppato un modello fondato sulla precarietà nel lavoro, sugli scarsi investimenti, sui processi di esternalizzazione che hanno favorito un'idea di fare impresa che produce sostanzialmente questo risultato, e cioè di un peggioramento delle condizioni di lavoro e con un arretramento, se ce lo vogliamo dire, anche con il nostro paese. Lo dico in modo secco, perché noi abbiamo interi pezzi industriali che rischiano di scomparire, di non essere all'altezza di quello che sta succedendo, e conseguentemente non c'è nemmeno una crescita di tutti quelli che possono essere i servizi cosiddetti del terziario collegati a un sistema di impresa, perché se non hai un sistema di impresa industriale degno di questo nome all'avanguardia, fai fatica ad avere dei servizi che siano all'avanguardia o degli altri processi che siano all'avanguardia, ma questo determina un arretramento complessivo di quello che sta succedendo. E io considero, guardate, talmente grave le cose che sta facendo il governo, che è passata sotto silenzio, non per tutti, noi abbiamo preso una posizione, guardate che quando il governo fa diventare tutto il mezzogiorno una zona particolare, non ci sono più le zone speciali, è diventato tutto il mezzogiorno speciale, guardate che questa cosa è l'apertura dell'autostrada per andare alle gabbie salariali, per la divisione, per la messa in discussione dei contratti e della contrattazione collettiva, e che non pone il problema in realtà di una crescita fondata in un'altra direzione. Ora, io credo che qui ci sia un primo punto di fondo, e lo dico perché questa discussione, purtroppo, è una discussione che passa attraverso anche le organizzazioni sindacali quando discutiamo di modello sindacale. Qui ci sono fatti riferimenti anche ad altri periodi, ad altri anni. Vorrei nella storia dei modelli contrattuali, io non la voglio fare lunga su questo, voglio prendere solo un punto. Vorrei ricordare a tutti che la famosa IPCA depurata, come si dice, nasce nel 2009, nasce da un accordo separato che la CGIL non firmò e nasce da una trattativa allora che era quella di provare a cambiare il modello contrattuale, e approvare allora a modificare il modello contrattuale ha prodotto ad un accordo separato non firmato dalla CGIL, ha introdotto l'IPCA, ce la vogliamo dire in italiano, che poi non siamo riusciti a cambiare, con cui abbiamo dovuto fare i conti per i contratti successivi, e che ha poi prodotto quella situazione. Allora, io sono tra quelli, certo, che pensano che ci vorrebbero modelli contrattuali, anzi, io penso che ciò che non c'è mai stato nel nostro Paese e che oggi ci dovrebbe essere, mi sono convinto, è un sostegno legislativo alla contrattazione che non c'è applicando gli articoli 36 e 39 della Costituzione. Perché io penso che questo sia un punto di fondo dal quale dobbiamo partire. E dall'altra parte, io non è che sono contento o scontento del modello contrattuale, ma faccio un ragionamento molto preciso. Io penso che se oggi noi vogliamo difendere i contratti nazionali di lavoro nella situazione in cui siamo, sia nel rapporto con il governo come datore di lavoro, sia nel rapporto con tutto il mondo privato che deve rinnovare i contratti, secondo me la cosa più forte, la dico perché questo è un tema che è stato qui posto e quindi non lo voglio eludere, non è quello che ci fermiamo per definire una piattaforma unitaria sul nuovo modello contrattuale, per aprire una discussione con le controparti per fare un nuovo modello contrattuale. Io penso che in questa fase difendere quello che noi pensiamo, e cioè che il modello del contratto e contrattuale per noi deve avere, che il salario è l'elemento che deve venire dai contratti nazionali come difesa del potere d'acquisto, io penso che in questo modo l'elemento migliore è quello che stiamo tentando di fare noi, e cioè quello di decidere che ci sono dei vincoli, delle politiche comuni che insieme decidiamo e che ogni categoria,
con il sostegno della Confederazione, fino ad arrivare, se necessario, anche un'iniziativa generale di tutte le categorie insieme alla Confederazione sulla contrattazione, ma non accettando la trattativa sulla Confederazione, ma sviluppando il ruolo delle categorie per il rinnovo dei contratti, sia quella di avere una coerenza rispetto a quanto chiediamo, a come lo chiediamo, a come apriamo queste vertenze e come facciamo diventare questo un elemento generale. Non so se è chiaro come punto. Perché altrimenti io vedo l'altro rischio, non solo che perdi tempo, ma che a quel punto lì, sotto altre forme, tu cancelli la stessa azione, la stessa autonomia contrattuale con la riduzione anche del ruolo dei contratti. Proprio perché io sono convinto che oggi, attraverso la questione salariale, come qui è stato detto dalla relazione e da diversi interventi, io lo condivido, noi non stiamo ponendo solo una questione di aumento del salario e del valore delle retribuzioni per chi lavora. Noi stiamo ponendo un problema di un nuovo modello di sviluppo che si deve misurare anche con i processi di riconversione, che sia fondato su una qualità del lavoro e che sia fondato su una redistribuzione della ricchezza che il lavoro produce e che torni sostanzialmente al lavoro. Perché se ci pensiamo, l'inflazione con cui noi siamo chiamati a fare i conti non è mica un'inflazione da crescita dei salari, eh? Cioè l'inflazione con cui noi siamo chiamati a fare i conti è un'inflazione che deriva dalla speculazione, dall'aumento dei prezzi, dalla guerra e da quello che si è determinato. E da un certo punto di vista, proprio perché questo è il tema con cui noi siamo... E tra l'altro qual è la complessità della situazione? Che questo aumento dell'inflazione si incrocia con una crisi del modello economico che abbiamo vissuto sostanzialmente in questi anni. Perché dietro la guerra, senza girarci attorno, ormai è evidente, si sta giocando, si sta ridefinendo l'equilibrio geopolitico che c'è nel mondo e da un certo punto di vista stanno emergendo anche gli elementi di scelte che devi fare rispetto anche a tutte le trasformazioni industriali, economiche e sociali che sostanzialmente sono in atto. Quindi da un certo punto di vista porre ora la questione salariale e porla al governo nel rinnovo dei contratti, porla alle imprese, porla come questione centrale anche di ridefinizione, nel secondo me, oggi non è solo un problema di redistribuzione, ma pone anche un problema di ritornare a mettere al centro il lavoro e la persona come elemento fondamentale e anche come elemento di indirizzo rispetto al tipo di investimenti che devi realizzare, sia nel rapporto con le nostre controparti, sia nel rapporto con il governo. E perché dico questo? Perché badate, è aperta il tentativo del governo di non riconoscere la rappresentanza dei sindacati, eventualmente di spingere verso anche un modello più corporativo di relazioni. Ma dobbiamo essere consapevoli, A un modello più corporativo delle relazioni non ci guadagnano mica i lavoratori, Ci guadagnano le controparti. E anche le nostre singole controparti sono più attente, più pronte a un modello corporativo per scambi, purché l'oggetto alla fine rimanga quello di un lavoro debole, quello di contratti di altra natura, con scambi che sostanzialmente si possono determinare. Del resto, scusate, dentro la legge delega fiscale cosa stanno facendo? Cioè, siccome il fisco nel nostro paese è un punto centrale, sia per quello che riguarda la crescita dei salari, sia per quello che riguarda la redistribuzione della ricchezza, sia per quello che riguarda trovare le risorse per fare gli investimenti nel nostro paese, dentro la delega fiscale non c'è mica solo l'aiuto all'evasione fiscale con tante altre forme o di condoni, c'è proprio un'idea ed un disegno che non pone il tema di un cambiamento del modello. Siamo alla cancellazione della tassa che le imprese pagano sulla sanità, siamo di fronte alla riduzione della tassazione sui profitti, siamo di fronte a favorire la nascita e la crescita di tante forme diverse, con forme anche di concordato che agevolano a quella situazione lì, non siamo di fronte a un allargamento dell'IRAP, non siamo di fronte a una lotta senza quartiere all'evasione che, come sappiamo, nel nostro paese lotta anche al lavoro nero, all'illegalità e ai passaggi di questa natura. E non è un caso che nel momento che fai una legge di quella natura lì delega per poter svolgere questa tua funzione, nello stesso tempo sull'altro versante sei quello che modifica il codice degli appalti, sei quello che fa il subappalto a cascata, sei quello che riduce gli spazi di legalità, sei quello che attacchi le persone che si battono contro la mafia e l'andrangheta. Questo è quello che sta avvenendo. Guardate che queste cose, io insisto, non sono elementi scollegati tra di loro, Io non sto dicendo che c'è un disegno organico completo che hanno già capito e pensato tutto. Sto dicendo però che rispetto alle contraddizioni che sono aperte, quello che si sta
determinante questo. Allora il nostro problema è come noi ci inseriamo in questa discussione, facendo il nostro mestiere, ma avendo la consapevolezza che nel fare il nostro mestiere la nostra forza oggi deriva dal consenso che abbiamo reale con le persone che vogliamo rappresentare, e come, forti di questo consenso, siamo in grado di costruire attorno al mondo del lavoro quelle alleanze, perché siamo in grado di indicare un modello sociale diverso che è in grado di affrontare e di essere anche alternativo a quello che sta venendo avanti, che rimetta davvero al centro il lavoro e le persone. Per questo io penso che c'è un tema anche di nostra coerenza contrattuale. E qui il problema non è quello che è più bravo e quello che è meno bravo, perché ognuno, nella mia esperienza, ho imparato a non dare mai giudizi su cosa può fare uno, perché dipende dal rapporto di forza che hai, dalla condizione che hai costruito, e non si parte tutti nella stessa condizione. Però c'è un punto che deve essere chiaro tra di noi. Faccio un esempio così ci comprendiamo. Se noi diciamo che per noi c'è un'emergenza salariale e che i contratti nazionali debbono difendere il potere d'acquisto, questo vuol dire che non possiamo non chiedere quello che c'è da chiedere rispetto ai livelli di inflazione che ci sono adesso. Poi se uno mi dice: sei sicuro di portarli a casa? No, non lo so. Però da un certo punto di vista non è che posso dire che c'è un elemento salariale, che c'è questo tema, e non mettere sul piatto che per affrontare questo tema oggi c'è bisogno di aumenti che vadano in una direzione che sono sopra lì. O no? Perché sennò non ci comprendiamo, eh? E se non affrontiamo questo nodo, non giriamoci attorno, vuol dire che siamo noi che stiamo accettando la riduzione del ruolo dei contratti nazionali di lavoro. Perché nella testa delle persone i contratti nazionali esistono se gli danno delle risposte, se sono quello strumento che sono in grado di dire che appunto hanno un valore generale. Non so se è chiaro come concetto. E io continuo a pensare che proprio per il suo valore universale, e cioè per il fatto che il contratto nazionale è quello strumento che a qualsiasi lavoratore della piccola impresa come quella della grande, al nord come al sud, se lo porti a casa ti garantisce gli stessi titoli e gli stessi diritti, è evidente che noi abbiamo bisogno. E in questo quadro l'idea della legge sulla rappresentanza oggi, fino ad arrivare ad eventuare un salario orario minimo, orario, insisto su questo punto, perché noi possiamo fare tutte le discussioni che ci pare, ma uno dei problemi che le persone normali ti chiedono e che sono abituate a ragionare: quanto prendono all'ora? Poi c'è anche il problema di quante ore faccio, ma c'è anche il problema di quanto prendo all'ora. Poi c'è anche gli altri istituti, ma il primo problema è quanto prendo all'ora per capire quanto prendo in un mese. Non è che questa cosa la saltiamo. E da un certo punto di vista, oggi, non avere una legge sulla rappresentanza, e parto sempre a partire dall'accordo separato del 2009 a venire avanti, perché se ci pensiamo, i processi che hanno aumentato i contratti e che hanno favorito i contratti pirata avvengono negli ultimi 10 o 15 anni, non è che avvengono prima, Se andiamo a vedere abbiamo lì l'esplosione. Quindi noi dobbiamo, da un certo punto di vista, fare tutte le nostre riflessioni su tutta la nostra storia, ma se vogliamo essere reali dobbiamo fare i conti con quello che è successo negli ultimi 10 o 15 anni, imparando anche dall'esperienza, ma affrontando sostanzialmente questo tema. Dentro a questo, questo significa determinare anche dei cambiamenti. Io da un certo punto di vista lo dico in modo molto chiaro: se c'è questa cosa, penso che uno dei temi che noi abbiamo posto e che stiamo dicendo intervenga anche la legislazione, penso alla questione dell'indennità di vacanza contrattuale. Era negli accordi interconfederali, fu cancellata dall'accordo separato del 2009, vorrei che ci ricordassimo. Nulla ci vieta a noi di dire che nei contratti nazionali troviamo delle forme per cui inseriamo, oltre alla richiesta di aumento salariale, anche strumenti che in un qualche modo mi dicono cosa succede se l'inflazione è di più o cosa succede se tu non mi vuoi rinnovare il contratto e che non lascia le cose come stanno. Lo dico banalmente. Se questo è un tema che lo riteniamo importante, questo diventa un elemento che provo a praticare, a rendere evidente, a farlo diventare un elemento di contrattazione e di negoziazione. Così come è importante in questa fase, perché ce l'abbiamo sotto gli occhi tutti, quali sono le azioni che vogliamo mettere in campo. E qui c'è un pezzo di discussione esplicito con la legge di bilancio e con quello che farà il governo. E anche qui io credo dobbiamo discutere prima che il governo faccia i suoi provvedimenti. Che discussione sta facendo? Perché se stiamo alle parole, il governo sta dicendo che pur nella ristrettezza delle risorse vuole fare una manovra che vuole rispondere ai disagi dei salari più bassi, delle famiglie più povere. Intervenire sulla sanità sta raccontando queste cose, no? Quali strumenti ha in mano? Che cosa ci possiamo trovare di fronte nella discussione? E ci possiamo trovare di fronte che confermano il cuneo contributivo? Loro, per essere bravi, l'hanno anche alzato rispetto al 5, noi sono al 7. Uno ci fa i conti, quella roba lì, confermarla strutturalmente almeno per un anno, c'è chi ci fa i conti, parla di 12, 13 miliardi.
Qualcuno dice che se è il 7 è anche di più, ma adesso non lo so, comunque stiamo parlando di questa cosa qua. Ma badate, diciamocela, noi è una delle cose che chiediamo, ma quella cosa lì non alza i salari, ce l'hai già. Cioè, non è quello strumento lì, non è uno strumento, è importante, ma non è che ti alzi i salari, perché quello strumento lì ce l'hai già portato a casa. Se lo tolgono, ti abbassano i salari. Il problema che hanno è questo, che se lo tolgono, abbassano i salari, non possono essere quelli che l'abbassano. Ma quello non è uno strumento che ti aumenta i salari. E dall'altra parte, siccome hanno poche risorse, la discussione che stanno facendo è la detassazione di nuovo degli straordinari, la detassazione della contrattazione aziendale, quella cosa in inglese che a me mi viene male, comunque i benefici, quelle cose, no? No, non riesco a pronunciarle, quindi no, chiamiamo benefici, diciamo benefici vari, piuttosto di una pronuncia un po' osè dell'inglese preferisco dirla male in italiano. E stanno tirando fuori questa detassazione delle tredicesime. Io capisco che uno non può dire ma io sono contrario, ma l'elemento che io vedo, oltre al fatto che se, dipende anche lì come la fanno, se la fanno per tutti, come la fanno perché non è uno strumento che non costa, ma guardate che una serie di strumentazioni in questo senso, secondo me noi dobbiamo avere la forza di dire che se vogliamo mettere al centro oggi l'aumento dei contratti nazionali e il ruolo dei contratti nazionali, non possiamo continuare a dire che debbono disincentivare, favorire tutto in questo modo, che tra l'altro non è detta che arrivi a tutti. Penso che dobbiamo dire a questo punto che per noi, a partire dal governo, è necessario che i rinnovi dei contratti nazionali di lavoro abbiano un aiuto, se necessario, anche sotto forma di detassazione degli aumenti contrattuali che vengono definiti. Perché uno che mi racconta che non ha le risorse per far tutto, allora devi concentrare quelle risorse per farle. Le dico banalmente, perché io sono convinto che la contrattazione aziendale, là dove hai la forza e gli strumenti di farla, la fai sia se c'è la defiscalizzazione, sia se non c'è. Adesso cambierà, ma non è quello l'elemento, non è un caso che non è aumentata la contrattazione. Non è che hai allargato la contrattazione perché ci sono strumenti di questa natura, è un altro strumento. E allo stesso tempo penso che oggi, cosa che loro intendono fare a partire da molti settori, tra l'altro in alternativa alle assunzioni, perché se tu incentivi lo straordinario è alternativo alle assunzioni, lo dico perché il primo che mi ha parlato di questo ragionamento è il Ministro della Salute quando abbiamo fatto l'incontro, che di fronte alla nostra richiesta di dovete fare assunzioni, bisogna investire, lui ha tirato fuori, sì è vero, c'avete quel problema lì e quindi stiamo pensando che detassiamo gli straordinari perché così la gente lavora di più. Io mi sono permesso di dirgli che non mi sembrava una grande idea, cioè avrei trovato singolare che li pagavano meno se lavoravano di più, però l'altro tema che gli abbiamo posto, abbiamo detto scusi, ma lei è un medico. Lei che è medico, oltre che ministro, si farebbe curare da uno quando è all'ottantesima ora della settimana che sta lavorando? No, lo chiedo. No, perché se questo è il tema, è questo? In una situazione di questa natura? Ora, io penso che nella discussione con le persone dobbiamo prepararci prima che il governo faccia le mosse, per poter dire perché diciamo delle cose, quali proposte facciamo e che coerenza c'è. Perché è assolutamente vero, come hanno detto qui sia Gianna che Serena, che il problema dell'aumento del potere d'acquisto e della difesa del potere d'acquisto nei contratti pubblici, stiamo parlando del 22-24, cioè degli anni dove l'inflazione è più alta, significa metterci molte risorse. Ma io penso da un certo punto di vista che il governo si deve assumere la responsabilità di dire cosa vuol fare e noi di rivendicare che ci deve essere anche per i lavoratori del settore pubblico un aumento che va oltre l'IPCA e che non può naturalmente stabilire una riduzione del loro potere d'acquisto salariale. E in questo senso aprire una discussione di questo genere, non fargli spendere soldi sostanzialmente da altre parti. E allo stesso tempo io credo che l'altra cosa che da tempo noi stiamo chiedendo, che è la, in gergo, la reintroduzione del fiscal debt, cioè l'aumento delle detrazioni, insieme ad altri interventi sul fisco, debbono continuare ad essere punti fondamentali. Anche perché, almeno nelle assemblee che io sto facendo, che ho fatto in preparazione di maggio, ma che sto facendo anche adesso in preparazione del 7, io da quelle assemblee percepisco sempre di più che la questione della lotta all'evasione e la questione della sanità sono due temi trasversali sentiti tantissimo dalle persone. E quindi noi non possiamo non affrontare, non rendere evidente qual è la nostra battaglia che vogliamo fare in questa situazione. E credo che uno degli strumenti oggi che possa anche rafforzare quell'iniziativa più generale che vogliamo fare sulla contrattazione, che ogni categoria si trova ad affrontare, io penso passi attraverso anche la riuscita della manifestazione del 7. Perché a proposito di alleanze,
Noi questa discussione la stiamo già facendo con un movimento vasto, non è solo la CGIL che organizza quella manifestazione. E per ora non è solo una manifestazione in difesa della Costituzione, è anche una manifestazione che proprio le questioni del salario, le questioni dei contratti, le questioni della sanità, le questioni dell'istruzione, della scuola, come qui sono state ampiamente raccontate come elementi senza i quali vengono meno i diritti sociali e la coesione sociale del nostro Paese, non sono solo questioni che difende il mondo del lavoro, ma diventano questioni che tutti i cittadini e tutte le forme anche di cittadinanza che si sono date trovano a ricostruirsi attorno al lavoro e attorno ai diritti del lavoro come elemento di ridisegno anche della nostra, del nostro Paese, di applicazione della Costituzione, dentro cui a quel punto si capisce anche alle persone quando diciamo che siamo contro l'autonomia differenziata. Mi è rimasto in testa quell'intervento che credo una delegata alla nostra Assemblea Generale ha fatta, quando ci ha spiegato: guardate che se io nelle pause, nelle discussioni che faccio con i lavoratori, gli dico che manifestiamo per l'autonomia differenziata senza dirgli altro, mi guardano male perché non capiscono di quello che sto parlando, non so se è chiaro come concetto. Ma se dietro all'idea che l'autonomia differenziata ci sta tagli ulteriori sulla sanità che non vengono rilanciati, la scuola che non viene affrontata, il rischio della messa in discussione del contratto nazionale di lavoro e del valore generale, è evidente che a quel punto lì le parole tornano ad avere un significato e possono essere un elemento oggi che apre anche una dinamica sostanzialmente nuova. E in questo, insisto, il tema di una legge sulla rappresentanza che arrivi fino al salario orario minimo stabilito come sotto elemento sotto il quale nessuno va e permetta ai contratti generali di affrontarlo. Lo dico perché su questo noi abbiamo una cosa non ancora risolta e assume anche un significato in tutto rapporto anche con il CNEL. Non so se tutto è conosciuto, ma il governo nel nominare i nuovi componenti del CNEL ha già fatto un'operazione, togliendo posti alla CGIL, alla CISL, alla UIL e ad altri ed inserendo dentro al CNEL delle organizzazioni sindacali il cui livello di rappresentanza è tutto da dimostrare o addirittura è quasi inesistente. Quindi non solo, come ci raccontava da ultimo Marco, i vari incontri che fai, confederali o di categoria, non sono più incontri con i tre sindacati confederali, ma sono incontri con decine e decine di associazioni varie e quindi siamo di fronte non a trattative, ma a assemblee dove il governo fa finta ad ascoltare. Ma siamo di fronte al fatto che stanno anche praticando, noi abbiamo fatto dei ricorsi. Il governo sta andando avanti facendo finta che i ricorsi non ci sono e dovremo proseguire. E guarda caso, in una situazione di questo genere, su un tema importante come i salari, come la rappresentanza, come la contrattazione, come il salario minimo, come i contratti nazionali, come il lavoro povero, il governo, anziché assumersi la responsabilità lui di dire quello che vuol fare, di aprire con noi un confronto che gliel'abbiamo chiesto, non lo fa, tenta di delegare al CNEL, a un altro soggetto, la discussione in un qualche modo, dicendo che siccome lì sono tutte rappresentate le organizzazioni sociali, il CNEL sostituisce il rapporto di trattative e di negoziazione che deve esserci tra il sindacato, le imprese e il governo, capite? Queste non sono cose che avranno da venire, sono cose che sono in corso adesso, con cui nei prossimi giorni e nelle prossime settimane siamo chiamati a fare i conti. E io insisto, se questa rimane una discussione tra di noi addetti ai lavori, non andiamo da nessuna parte. La forza di questo, della possibilità di cambiare e di mettere in discussione questo modello sociale, questo modello di relazioni sindacali, secondo me passa attraverso in questo momento un'operazione di coinvolgimento delle lavoratrici, dei lavoratori, dei pensionati, dei giovani, dei precari che vanno in questa direzione. In una di queste assemblee, ve la voglio portare anche a voi, a me mi ha colpito, è intervenuta una ragazza che è una partita IVA. E ha raccontato la sua storia. A me mi ha colpito, ve la voglio trasmettere perché mi sembra forte. Lei ha raccontato: io sono una partita IVA non perché sono stato obbligato, l'ho scelta. Tra l'altro il mio compagno è una partita IVA come me. E facciamo dei lavori che ci piacciono. E abbiamo fatto anche un figlio. Poi volevamo farne anche un altro. Poi improvvisamente è scoppiato il Covid. E nel periodo del Covid, essendo due partite IVA, per fortuna che avevamo un po' di risparmi, perché in quel momento lì abbiamo vissuto sulla nostra pelle cosa vuol dire essere una partita IVA. Non ci saltavamo fuori se non avevamo risparmi, se non c'era qualcuno che ci aiutava. E a quel punto lì abbiamo deciso che non potevamo fare il secondo figlio, perché non sapevamo che cosa succedeva. E mi sono reso conto di come il problema della partita IVA, del pagare meno tasse sulla partita IVA, non è sufficiente per permettere a me di avere una vita che mi permette di fare sostanzialmente anche delle scelte. Perché quando c'è stato il Covid, non avendo la malattia, non avendo infortuni, non avendo le ferie, non avendo, ho determinato questa situazione.
Il tema che anche qui viene posto, che non è semplice, non è facile, che dobbiamo pensare bene anche come farlo, ma secondo me è un tema fondamentale. Noi non possiamo solo rivendicare un nuovo statuto dei diritti dei lavoratori giustamente per dire che tutte le persone che lavorano, a prescindere dai rapporti di lavoro che hanno, debbono avere gli stessi diritti e le stesse tutele. Ma io mi chiedo, e c'è un'attenzione da fare per come la teniamo aperta, per come la realizziamo, per come non facciamo passi falsi, ma è una fantasia quella che vi sto dicendo adesso io, che può essere condiviso, è meglio metterla da parte. Cioè, possiamo pensare che il futuro dei contratti nazionali è quello che diventano lo strumento che è in grado di rappresentare tutte le forme di lavoro e addentro al contratto nazionale, anche con discipline diverse, sono però in grado di stabilire che tutti quelli che lavorano hanno gli stessi diritti su determinate materie, a partire dal salario e a partire da altre questioni? Cioè, siamo noi in grado di unificare questi diritti non solo attraverso una legislazione ma attraverso anche la contrattazione? Io penso che sia un punto che dobbiamo discutere, con l'attenzione non di stabilire regimi che per forza rimarranno diversi. La dirò da metalmeccanico, nella mia testa è come quando per tanto tempo, e ci hai messo quasi 20 anni ad arrivarci, hai stabilito che gli operai e gli impiegati dovevano avere gli stessi diritti. Guardate che per tanti anni nei contratti tu avevi gli operai che avevano dei diritti, gli impiegati degli altri, gli intermedi degli altri, pur dentro lo stesso contratto. E sei arrivato dopo tanti anni a fare in modo che a quel punto, con battaglie successive, sei arrivato ad avere degli strumenti contrattuali dove le persone non hanno più differenza secondo della categoria che hanno, eventualmente secondo del livello, della professionalità che possono avere. Questo tema, io non lo dico, non sono in grado di dire domattina c'è una proposta, si fa così. Ma se noi pensiamo oggi a cosa vuol dire difendere i contratti nazionali e la contrattazione collettiva, noi abbiamo il problema di come quello strumento del contratto nazionale, oltre a cancellare i contratti pirati e riunificarsi, è in grado anche nella testa delle persone e nelle persone diventare lo strumento che riunifica quei diritti e che fa quelle battaglie. E questo allora vuol dire sia nella contrattazione aziendale cosa posso sperimentare in questa direzione, sia nei contratti nazionali come affronto anche questo tema. E questo certo che vuol dire fare una discussione sia con CISL e UIL che anche con le controparti, che non saranno pronti ad accettare quello che noi pensiamo. Ma il tema è che se semplicemente noi oggi pensiamo di difendere quello che abbiamo, senza modificare il contesto né legislativo né della nostra contrattazione, noi rischiamo semplicemente di arretrare nel tempo e di subire un processo di possibile corporativizzazione che sta venendo avanti anche per una serie di provvedimenti che sono in campo. E da un certo punto di vista la lotta alla precarietà oggi assume proprio questo significato. E in questo senso io credo davvero che ciò che è avvenuto, purtroppo con un'ennesima strage, debba essere almeno per noi un'esperienza di non ritorno, uso questo termine, perché non giriamoci attorno, ma quello che sta venendo avanti, e lì è stato plastico, ed è stato plastico perché stiamo parlando non della piccola impresa, stiamo parlando delle ferrovie, stiamo parlando di una delle più grandi imprese, stiamo parlando di uno strumento che ognuno di noi usa in qualsiasi momento, non so se è chiaro come concetto. Stiamo parlando di una cosa che eventualmente dà anche lustro al nostro paese se funziona o non funziona. Io penso che ci sono quelli che producono i treni, che non li vendono solo in Italia, in alcuni casi sono leader nel mondo per produrre treni di alta velocità che funzionano e tutto il resto. E quindi da un certo punto di vista il fatto che possa succedere su una strumentazione così importante quello che è avvenuto ci dice non che c'è l'errore umano, poi c'è la magistratura che farà le sue indagini e rispetteremo quello che la magistratura del lavoro farà e scoprirà, ma quello che emerge è che c'è un sistema di lavoro, delle manutenzioni, non ferroviarie, delle manutenzioni in generale e del sistema delle imprese che in questi anni noi dobbiamo mettere in discussione. E che forse dobbiamo avere anche un'attenzione, consentitemi, su alcuni punti contrattualmente, anche una radicalità forse maggiore di quella che abbiamo avuto fino adesso. Non perché abbiamo avuto responsabilità noi, ma perché in alcuni casi non possiamo più stare zitti o far finta di niente se vediamo cose che non funzionano e che non ci sono. Perché vuol dire anche ricostruire quella cultura del lavoro e dei diritti che certi lavori e certe condizioni non si possono fare. E noi dobbiamo mettere nelle condizioni le persone di potersi muovere in questa direzione. Per questo io penso che sia assolutamente importante il lavoro, lo riprendeva Stefano, lo riprendeva Alessandro, che lì si sta facendo tra le due categorie. Ma io penso che da un certo punto di vista noi abbiamo bisogno che, se vogliamo davvero dire basta alle morti sul lavoro, noi abbiamo bisogno di aprire una vertenzialità
anche dentro i luoghi di lavoro, oltre che con il governo, a partire da lì, che affronti i problemi e i nodi dell'organizzazione del lavoro. Perché dietro a quegli incidenti c'è la catena del subappalto, c'è il taglio dei tempi, perché come raccontano in tanti, prima per cambiare, credo che la delegata che è intervenuta parlava di 7, di 10 metri, bene, banalmente se tu parli qualche anno fa per cambiare 10 metri ti davano X tempo, adesso sono passati 10 anni e ti danno la metà del tempo che ti davano, ma non è che è cambiata quello che devi fare, non è che è cambiato il lavoro, non è che c'è più tecnologia, non è che ci sono altre cose, semplicemente hai tagliato e aumentato la pressione sulle persone e dall'altra parte hai favorito un processo di questa natura. E come vediamo, se noi andiamo a vedere dove avvengono gli infortuni, le malattie professionali, stiamo scoprendo che la maggioranza di questi avvengono proprio nei settori delle manutenzioni e trasporti. Noi siamo un paese, vale per tutti e per tutti i settori, e non solo in questo caso per il settore di cui stiamo parlando, è così in tutti i settori, per i processi anche di frantumazione che si sono determinati. E dall'altra parte noi dobbiamo anche evitare di correre il rischio di non affrontare il tema di come si aumenti una prevenzione in un sistema paese che addirittura comincia ad avere le morti sul lavoro, come veniva ricordato anche da Gianna, tra gli studenti sostanzialmente che lavorano. O meglio, che dovrebbero studiare e che invece si trovano nella condizione di vedere capovolto quello che potrebbe essere un percorso necessario di formazione con determinate caratteristiche. Ora, anche questo io credo debba diventare per noi un elemento che in un qualche modo ci fa aprire un'avvertenza, che ci fa anche aprire una discussione su come determinate attività non debbono più essere esternalizzate ma debbono essere rientrate. E questo è un tema più generale, che non riguarda solo un'attività, che riguarda in senso generale. Ormai, adesso non so se lo diceva anche oggi Serena, ma l'ha detto più volte, ma scusate, a me questa cosa davvero mi colpisce, per fortuna non mi è mai capitato. Ma se ognuno di noi ci mette, ma vi sembra normale che se io entro in un pronto soccorso posso trovarmi oggi in una situazione che dentro a un pronto soccorso non ci sono più medici che rispondono collettivamente al servizio collettivo ma sono dipendenti o pagati a gettone o dipendenti di una cooperativa perché hanno appaltato e esternalizzato anche queste attività? Cioè noi possiamo dire che va bene? Possiamo dire che è un loro problema? O lo facciamo diventare anche un problema nostro, come elemento di civiltà, di diritto, di qualità del lavoro, ma anche di qualità della mia salute e della salute di tutti come elemento di diritto fondamentale. Ecco, io penso quindi che queste cose oggi debbano avere un elemento di ritorno. Ed è indubbio che parlare di organizzazione, parlare di salute e sicurezza, significa anche parlare di orari di lavoro, significa parlare anche di occupazione. Perché è indubbio che se la ragioniamo, uno dei temi di fondo di cui sento che adesso tutti si riempiono la bocca è la formazione. Noi con maggior forza dobbiamo dire che la formazione deve essere retribuita e pagata e deve essere il diritto che ogni lavoratore che c'è in qualsiasi luogo di lavoro deve avere diritto a delle ore ogni settimana, ogni mese, ogni anno che è pagato perché fa della formazione, perché si istruisce, perché migliora le sue competenze. E da questo punto di vista si apre allora anche gli spazi per una discussione di contrattazione che abbia naturalmente altre caratteristiche e si muova in questa direzione. E questo significa allora, a proposito di contrattazione sociale, a proposito di intervento anche più generale, di come la battaglia per i servizi sociali sul territorio, per gli asili nidi, per le scuole, per quello che riguarda tutto l'intervento della sanità, fino a una riflessione che riguarda anche come dentro ai contratti nazionali affronti i problemi della sanità integrativa, una riflessione complessiva che sia in grado di ridare una prospettiva, un ruolo e una forza sostanzialmente anche in questa direzione. Perché o noi torniamo a davvero ad occuparci delle condizioni materiali di vita e di lavoro di tutte le persone che noi vogliamo rappresentare e troviamo il modo di superare quelle divisioni o quelle contrapposizioni che oggi si sono determinate, o altrimenti il nostro ruolo, la nostra funzione, la nostra capacità negoziale si riduce e diminuisce di significato e di ruolo e di lavoro. Quindi io penso che abbiamo davvero bisogno di un investimento strategico. Chi mi ha ascoltato già, questa parola la uso sempre, ma perché ci credo? Io credo davvero che la scelta della consultazione straordinaria, a cui chiediamo ai lavoratori di partecipare e di votare se sono d'accordo con le nostre posizioni e se sono pronti a sostenerli con la mobilitazione, non solo il 7, ma anche con lo sciopero generale se necessario, io penso che oggi sia una cosa decisiva, necessaria, che dobbiamo fare in ogni luogo, mettere nella condizione ognuno. Non sono assemblee facili, non sono assemblee semplici, ma il fatto di andarle a fare, di essere lì insieme a loro a discutere, ti fa ricostruire un rapporto e ti ricostruisce anche una fiducia.
Allora io penso che questo è il tema di fondo con cui noi oggi ci troviamo a fare i conti. E lo dico perché poi nel rapporto con il governo credo che per quello che sta succedendo ci troveremo e si troverà il governo di fronte a qualche passaggio, perché i numeri, il quadro che emerge con anche il rapporto sostanzialmente con l'Europa indica quello che noi stiamo dicendo da tempo, io penso. E cioè che se tu vuoi davvero fare determinate scelte che oggi devi fare, devi andare anche a prendere i soldi dove sono e devi fare anche quelle operazioni di riforma che finora hai scelto di non fare e di rinviare, di continuare a tagliare sempre sui lavoratori. E questo nodo verrà fuori rapidamente, perché il documento di programmazione economica lo fanno il 27 di settembre e la manovra entro la metà di ottobre la debbono presentare. Quindi questa discussione non è una discussione che vedremo che cosa succede, ci siamo già. E tra l'altro l'agitazione che vedo anche nei rapporti con l'Europa, personalmente penso che sia anche un autogol, perché uno può avere le idee che vuole, ma chi svolge una funzione di commissario in Europa svolge una funzione di commissario europeo. Se tu quello gli chiedi di non fare il commissario europeo, ma non si capisce che cosa vuol dire essere italiano, non so se dovrebbe fregare qualcun altro, adesso non ho capito, quando dico deve essere italiano che cosa dicono, stai mettendo in difficoltà anche quella persona lì nel rapporto con tutti gli altri dell'Europa. E se davvero, come noi diciamo, e noi manifestiamo anche questo, perché il 7 di ottobre molto probabilmente alla nostra iniziativa, alla nostra manifestazione, noi abbiamo invitato anche il sindacato europeo, perché quella giornata lì non è una giornata semplicemente della CGIL con le associazioni, ma per quello che ci riguarda è dentro anche quella decisione che nel congresso di Berlino il sindacato europeo ha preso di aprire in questi mesi una battaglia anche in Europa perché sia il sindacato che chiede di superare il patto di stabilità, le politiche di austerità e che proponga anche modelli sociali sostanzialmente diversi che sostengono il lavoro, i diritti, gli investimenti sullo Stato sociale, non si torni invece in altre situazioni con altre caratteristiche. Evidente che su questo le operazioni che stiamo vedendo sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, i tagli che si stanno determinando, i ritardi che si stanno realizzando, rischiano di mettere in discussione la possibilità stessa di avere quella credibilità per poter insieme ad altri paesi battersi per produrre anche un cambiamento delle politiche europee. E io credo che questa invece sia una funzione che se qualcun altro non la fa, la dobbiamo assumere noi anche come organizzazione sindacale. Perché l'elemento della difesa e della crescita dei salari e della condizione io credo passi attraverso anche una discussione di questa natura. Ed è, credo, con questa caratteristica che dovremmo fare anche una discussione, l'abbiamo anche lanciato, perché penso che gli strumenti che noi dobbiamo agire sono sì quelli contrattuali, quelli della contrattazione, come abbiamo detto, sul salario, sulla precarietà, sulla salute e la sicurezza, sugli orari di lavoro, come elementi centrali della nostra azione, declinandoli per categoria, ma avendo degli obiettivi comuni che vogliamo portare a casa, ma allo stesso tempo credo che noi dobbiamo fare anche una riflessione molto seria su tutto quello che riguarda la strumentazione legislativa che in questi anni sostanzialmente si è determinata. Io non voglio impegnare nessun altro, ma vi faccio un esempio su di me. Che può apparire, quando io ho cominciato a fare il delegato e il sindacalista tanti anni fa, banalmente eravamo noi del sindacato, erano i delegati, eravamo noi del sindacato che chiedevamo di applicare le leggi. Io ricordo che quando ho cominciato a lavorare io, per dirne una, l'intermediazione di manodopera era vietata per legge. E se capitava che qualcuno nella sua azienda c'aveva qualcuno che lavorava, che non era dipendente, non usava i suoi mezzi e lo denunciavi, quello veniva assunto e l'azienda pagava le multe perché non poteva sostanzialmente farlo. Noi, se pensiamo a tutto quello che è avvenuto e stiamo vedendo, appalto, subappalto, sottappalto, forme di lavoro, siamo di fronte, nei fatti, ad una regressione anche legislativa che rende possibile fare anche quelle cose che per tanto tempo sono state pensate come cose che erano contro i lavoratori e che erano sostanzialmente contro le leggi. E quindi da questo punto di vista noi gli strumenti che abbiamo per affrontare questo tema, oltre all'azione contrattuale, ma sappiamo tutti che chiedere di non applicare le leggi o di modificare le leggi non è così facile, non è così scontato poterlo portare a casa con le controparti, abbiamo sicuramente anche il tema di come affrontiamo questa situazione.
è in coerenza con quello che abbiamo già fatto e pensato nella nostra storia. Penso quando ci siamo trovati di fronte a una situazione di questa natura, noi la scelta come CGIL non solo di presentare un disegno di legge, ma di decidere di raccogliere firme per fare referendum abrogativi di leggi sbagliate, le abbiamo fatte. Non è che non le abbiamo fatte. Dopodiché sui voucher hanno fatto una nuova legge, sull'altro qualcuno ci ha detto che il quesito che avevamo fatto non era ammissibile e quindi se uno pensa di rifare questa cosa forse bisogna stare più attenti sul quesito che fai all'inizio per non trovarti di fronte a una situazione di quel genere lì. Ma io penso che a proposito di battaglia, a proposito di consenso, noi dobbiamo porci anche questo tema, perché noi non siamo solo di fronte a una legislazione in passato fatta che non va bene. No, siamo di fronte a un governo che anziché migliorare quella legislazione e discutere con noi, la sta ulteriormente peggiorando e la sta ulteriormente allargando, con una crescita della precarietà e con una crescita dello sfruttamento. E in alcuni casi, addirittura se non fai sulla legge sulla rappresentanza, ma agisci in un altro modo, con una legittimazione ulteriore dei contratti pirata e delle forme di organizzazioni che non ci sono. Allora io credo che questo è un altro tema che noi dobbiamo affrontare in tutta la sua portata, in tutta la sua dimensione. E in questo senso, quindi, non escludere nulla, né dallo sciopero generale, né dall'azione che sia in grado di portarci questa cosa da abrogazione a proposte di legge, che siano in grado di avere una coerenza, perché non sono cose separate, ma sono cose che io provo sia a farle nella contrattazione, sia gli do una coerenza nel rapporto con le forze politiche, sia gli do una coerenza nel rapporto col mondo sociale che in un qualche modo e col mondo del lavoro che voglio rappresentare. Io penso cioè che noi non possiamo giocare solo sul terreno di rimessa che di volta in volta questo governo e le controparti ci pongono. Io penso che sia venuto anche il momento che proviamo noi a determinare un campo su cui agiamo, che per farlo, insisto, perché penso a queste cose? Perché per fare una cosa di questa natura noi abbiamo bisogno di allargare la nostra rappresentanza. Cioè la democrazia torna a diventare un elemento centrale. Cioè nel pieno della più grave crisi democratica che almeno io conosca, e cioè in un paese che ormai metà non va a lavorare, non va a votare, e sei di fronte ad una crisi della sfiducia, io penso che mai come adesso noi dobbiamo essere i soggetti che fanno della democrazia e quindi della partecipazione delle persone lo strumento di ricostruzione di un'unità sociale e lo strumento anche per costruire un'alternativa vera alle politiche che in questi anni si sono affermate. E questo è anche il modo per poter rafforzare la nostra azione contrattuale. Ma allora vuol dire non solo fare le assemblee, vuol dire leggere l'RSU, vuol dire cioè fare della pratica democratica l'elemento e il vincolo di fondo, perché io penso che questo sia anche lo strumento che permette di ricostruire una vera unità sindacale che si fonda sul coinvolgimento e sulla partecipazione delle persone. Questo è il tema di fondo a proposito di modello sindacale fondato sulla contrattazione e che abbia sostanzialmente questa caratteristica. Di questo stiamo discutendo e per questo io penso che sia assolutamente importante l'assemblea che abbiamo fatto oggi, la discussione che ci ha portato a questa assemblea, la franchezza con cui questa discussione l'abbiamo fatta e allo stesso tempo come sia necessario collegare questa discussione con le conseguenze che questo porta rispetto alla preparazione delle piattaforme, delle vertenze, ma anche della mobilitazione che noi abbiamo aperto, perché sono le due facce della stessa medaglia. Non sono due cose tra di loro separate. La discussione che abbiamo fatto oggi, la preparazione del 7 e la possibile iniziativa di mobilitazione nei confronti del governo, se la legge di bilancio va nelle direzioni che possiamo comprendere e non accoglie i nostri elementi di modifica, io credo non siano cose tra loro diverse. Sono la nostra strategia che prova sostanzialmente a realizzarsi e avere un consenso. Per questo penso che sia assolutamente decisivo ed importante in questo momento non solo riempire Piazza San Giovanni il 7, essere in tanti il 7, ma soprattutto costruire questo percorso nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, con davvero una consultazione democratica di massa che è in grado di dare forza alla nostra azione, ma da darci anche quelle indicazioni e quella capacità di portare a casa dei risultati. Grazie.